Bene amici, video recensione. Questa azienda della Venless mi ha mandato un multimetro pinza amperometrica e un detector cerca fase che adesso vi andrò a mostrare. Volevo far notare come si intonano i colori con il tappetino da isolamento. Si intona veramente bene. Bene, partiamo con il detector. Sul manuale abbiamo anche l'italiano. Infatti io avevo preso qualche appunto. Dopo 5 minuti di non utilizzo si spegnerà. È comunque abbastanza intuitivo da usare. Quindi come si presenta? Abbiamo questo gancio per la cintura, poi abbiamo questo tappeto che si svita. All'interno abbiamo due batterie mini stilo già comprese nella confezione. Questo tappino veramente comodo, non abbiamo la classica vitina da svitare. Abbiamo solo tre tasti, tasto di accensione e spegnimento, tasto di rilevazione alta e bassa e tasto di accensione torcia. Sempre sullo stesso tasto abbiamo i LED infrarossi. Bene, andiamo a spegnere tutte le luci. Ok, accendiamolo. Si accenderà questa lucetta, basta schiacciare sul tastino della torcia e si illumina tutta la parte trasparente. Allo stesso tempo, con la torcia accesa, possiamo rilevare la fase. Eccola qui, questa è la fase. Questo è il neutro. Come potete vedere è abbastanza preciso perché ci troviamo vicino e non sta bippando. Perché questo è molto importante. Ovviamente quando rileva la fase uscirà il LED rosso. Se ci allontaniamo, la torcia ovviamente è temporizzata, dopo un po' si spegne. Possiamo anche accendere i LED a infrarossi, basta tenere premuto sempre il tasto torcia e abbiamo i LED infrarossi. Ovviamente anche il LED infrarossi si spegnerà automaticamente per non consumare batteria. Per quanto riguarda la rilevazione alta, tenendo premuto il tasto HL si accenderà questo tasto verde e qui abbiamo la rilevazione alta e vi faccio vedere come funziona la rilevazione alta. Quindi andiamo a vedere qual è la fase. Ok, questa è la fase e questo è il neutro. Quindi qui abbiamo la fase. Voglio far vedere perché l'ho provato prima e sono rimasto veramente con la rilevazione alta. E adesso vado un po' che distanza riesci a rilevare. Ok, bene, passiamo alla multipinza, l'astuccio multipinza, pinza amperometrica e multimetro. Qui abbiamo i classici puntali e una sonda per rilevare la temperatura. Manuale, anche qui abbiamo il manuale in italiano. Andiamo a vedere per sicurezza. Eccolo qui. Ok. Poi andiamo a fare una piccola recensione. Ha
Allora, partiamo dal fatto che come multipinza è abbastanza grande perché contiene due in uno e vi faccio vedere la differenza tra il fluke multimetro e il multipinza. Questo è più grande, ovviamente, e abbastanza pesante, devo dire. Per quanto riguarda le batterie, sono già comprese, sono due stilo che vanno messi all'interno. E partiamo dalla prima funzione. Qui si schiaccia, ovviamente, già questo lo sapete, si schiaccia per inserire il cavo. Mi sembra un po' grande, la verità, si poteva fare più piccolo, ma solo perché arriva a 1000 ampere, forse serve per i cavi grandi. E andiamo a vedere la prima funzione NTC per rilevare la fase. Accendiamo, faccio vedere che no, da qui. Quindi qui ci escono i trattini. Man mano che ci avviciniamo, display si riempie di trattini, ok? Quindi questa è la funzione NCV, serve per rilevare le fasi. Bene, ruotando su 60 ampere misurerà fino alla portata di 60 ampere, ovviamente aprendo la ganascia qui e inserendo il cavo all'interno. Misurerà fino a 60 ampere, ruotando ancora arriva fino a 1000 ampere. Ecco perché è così grande la ganascia, proprio perché ha una portata di 1000 ampere. Mettendo a 60 ampere possiamo fare una misurazione prendendo una lampadina. Possiamo vedere il passaggio della corrente. Ok, do alimentazione, la lampadina si è accesa, andiamo a vedere il consumo, basta mettere su 60 ampere e vediamo che il consumo è di 0,23, un quarto di ampere, quindi siamo a 230 mAh. Ovviamente poi facendo il calcolo con la lampadina che consuma 60 watt. Adesso se mettiamo una lampadina da 40 watt risulterà di meno. Questa è da 40 watt e questa ci misura 0,14. In effetti, lampadina è da 40 watt, è più piccola di quella che abbiamo misurato prima. Bene, da questa funzione dove c'è scritto FUNC possiamo passare da corrente continua in corrente alternata. Per accendere il display, ve lo faccio vedere, basta tenere premuto questo tasto dove c'è il sole. E si accende il display. Eccolo qui. Come dicevo, da FUNC possiamo cambiare da corrente alternata a continua. Possiamo ritornare a corrente alternata. Se schiacciamo solo una volta, si azionerà il tasto HOLD per bloccare la misura. Quindi andiamola a togliere. Ok, riaccendiamo la luce. 14 volt, 14,35. Adesso prendiamo il fluke e vediamo 14,23, 14,31. Aumentiamo, vediamo un po'. Sul display dell'alimentatore ho 20 volt. Il fluke mi dà qualcosina in meno. Il vanless mi dà 20,07, ma si sposta di poco, quindi
Una cosa importante è questo tasto qua, che possiamo fare una comparazione, il zero real, possiamo fare una comparazione di voltaggio. Per esempio, adesso stiamo misurando un voltaggio di 20 volt. Schiacciando il tasto real, se vado ad aumentare il voltaggio, guardate un po', ci dà la differenza. Ad esempio, adesso sono a 20, anzi questo lo rimettiamo perché voglio far vedere la differenza. Allora, siamo a 22 volt, la differenza è di 2,55 perché ho schiacciato a 20 volt, quindi abbiamo una differenza di 2 volt. Se adesso vado a abbassare il voltaggio, basta tener premuto il pulsante e si ritorna al voltaggio reale. Quindi adesso lo lasciamo a 12. Ok, lasciamo a 12. Vado a schiacciare il tasto. Questo è venuto. Ok, vado a schiacciare il tasto real nuovamente e vado a aumentare la tensione. Guardate un po', ci dà la differenza. Lo stesso se scendo ci dà meno, quindi ci dà la differenza del voltaggio che avevo premuto, quindi di 12 volt la differenza sono 5 volt. Bene, prossima funzione, abbiamo 4 in 1 test condensatori, diodi continuità e ohm resistenze. Ok, allora da Funk possiamo scegliere la funzione. Attualmente sta in test ohm resistenze, test continuità, ok, abbastanza, non è come fluke, ma tutto sommato ci possiamo fare la musichetta con il fluke, però c'è da dire anche che questo non è un multimetro per riparazioni sul banco, non è proprio male. Ok, beh ragazzi, ho preso un po' di componenti per fare dei test sulle misure, per vedere se riesci a prendere le misure di un bel condensatore abbastanza grande, una resistenza da 1,5 kΩ e un diodo. Ok, andiamo a vedere. In questo caso ci troviamo sulla funzione microfarad. Andiamo a fare il test. Vediamo un po', quindi questo è quello negativo. Ok, 567 microfarad e è da 560, perfetto, ce l'ha rilevato alla grande. Vediamo la resistenza, cambiamo funzione, anzi ci ha dato il diodo, funzione diodo, andiamo a vedere il diodo, quindi il diodo ce l'ha misurato tranquillamente. Togliamo il diodo e andiamo a vedere la resistenza. Quindi siamo in auto mega ohm, 1,5 kΩ. Effettivamente questa resistenza è da 1,5 kΩ. Non so se si riesce a vedere, però è da 1,5 kΩ. Ok, perfetto. Quindi ci ha fatto tre misurazioni, ce l'ha fatta tutte e tre, ha passato il test. Allora, andiamo alla prossima funzione, sono gli Hertz. Per vedere gli Hertz,
basta accendere la 220 volt e possiamo vedere 50 hertz. I 50 hertz. Ok, quindi andiamo a spegnere. Poi prossima funzione è la gradazione, quindi qui dobbiamo togliere i puntali e dobbiamo mettere la nostra sonda di temperatura. Bene, siamo a 23 gradi, vediamo se ci metto le dita sopra, è salito già a 27. 32 gradi. Adesso andiamo ad accendere il saldatore. Quindi vediamo come sale di temperatura molto velocemente. Opla. Gradi. Beh, ragazzi, sembra che abbiamo detto tutto per quanto riguarda le funzioni. Le vado a ripetere. Abbiamo il tasto funzionalità per cambiare le funzioni. Abbiamo gli Hertz e quando mettiamo in scala Hertz, schiacciando questo tasto, possiamo schiacciare le varie scale. Poi abbiamo il tasto Hold per bloccare una misura e tenendo premuto il tasto si accende l'illuminazione del display. Il tasto Zero Real per fare una comparazione di misura. Bene, sono sincero, la mia impressione come multimetro non è male, come pinza amperometrica. L'ho anche testata, anche se non l'ho fatto vedere nel video, anche testata sui compressori. Sembra ok, sembra abbastanza precisa. Ha una bella ganascia grande, è pesantuccio, è fatto di materiale abbastanza buono, bello robusto e compatto. Che dire, è un bel strumento. Vi lascio il link in descrizione. Per chi lo vuole acquistare. Bene, ringrazio ancora Veniles per avermi fornito questi strumenti e da VD200 e VC600D il video finisce qua. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.